Spesso raccontiamo e ci raccontiamo questa enorme frottola: non me ne frega niente di quello che pensano gli altri. Non è possibile. Un altro bel pistolotto subito dopo la sigla. La nostra identità, l'identità di ognuno di noi, si forma giorno per giorno da vari elementi che si combinano. L'identità individuale e l'identità collettiva, per esempio. Quello che sei tu come persona e quello che sei inserito insieme ad un gruppo di persone, quindi in una comunità. La sociologia in questo è molto vasta. Qualsiasi tipo di identità si forma dalla combinazione di due grandi elementi: quello che tu pensi e quello che gli altri pensano. Perché questa è proprio la base della definizione del sé, sia individuale che collettivo. Se per esempio cerchi di rispondere alla domanda che persona sei, tu avrai un'opinione, avrai degli elementi che formano questa opinione e chiunque altra persona che ti conosce più o meno ha un'opinione in base a tutta una serie di elementi. Questi due tipi di commenti insieme formano le tue identità. Ci sono alcuni autori che sostengono che la tua identità è formata quasi interamente altrove, al di fuori, dai condizionamenti della società. Mi ricordo questo piccolo libricino ai tempi dell'università di Rosset, che si intitola Lontano da me. Una visione abbastanza pessimistica di come ci sono tutti questi condizionamenti esterni che definiscono la tua identità, anche talvolta contro la tua volontà, contro quello che vorresti, i media, eccetera, eccetera. Al di là di un dibattito che è effettivamente molto vasto e tutta una serie di scuole di pensiero che si confrontano, c'è da tenere di conto del fatto che effettivamente la società, le persone, i media, il nucleo familiare, i gruppi che frequenti condizionano effettivamente tutti i giorni la persona che sei o comunque la persona che diventi. C'è questo rapporto continuo di interazione tra te e i contesti che frequenti. Soprattutto se te fai un impiego al pubblico, quello che te sei e quello che te appari sono due punti focali molto importanti che si confrontano in base alla tua interazione con il resto del mondo. Un esempio molto semplice: qualsiasi fatto che racconti, se lo racconti alla tua fidanzata, ai tuoi genitori o ai tuoi amici, lo racconti in maniera diversa, eppure è accaduto la stessa cosa. E così questo avviene per tutti i racconti che fai degli eventi che ti succedono e il condizionamento di questi eventi ha sulla tua vita, sulla tua esperienza. Di conseguenza è normale, qualsiasi messaggio è un confronto con altre persone, con altre entità, anche se è un messaggio mediato come in questo caso. Due elementi che sono fondamentali in questo tipo di analisi sono la credibilità e la reputazione, che sono due concetti belli importanti. Che questi vengono definiti sia dalle tue azioni, sia da quello che gli altri, chiunque essi siano, recepiscono di queste tue azioni. Il tuo rapporto con gli altri definisce anche la persona che sei e gli altri inevitabilmente condizionano le tue azioni, le tue interpretazioni e il tipo di persona che poi effettivamente diventi. Cosa voglio dire con tutto questo enorme pistolotto che in realtà sfiora in maniera molto superficiale temi effettivamente importanti? Innanzitutto evitiamo l'ipocrisia di dire e anche di pensare che gli altri non ti condizionano. Semplicemente non è tecnicamente possibile. Di contro, pur essendo nei fatti un condizionamento degli altri, chiunque essi siano, è bene non dare troppo peso a questo condizionamento, perché altrimenti finisci per subire tutta una serie di frustrazioni o finisci per avere una visione di te effettivamente distorta, quantomeno di quello che tu vorresti essere, e tutta una serie di eventi infelici che si vengono a creare. Cerca di concepire il rapporto di te con gli altri, inserito in un contesto, in tanti contesti, e in questo tipo di rapporto che si forma, si costruisce giorno per giorno, operare.
nel meglio possibile per quello che sono i tuoi obiettivi, le tue convinzioni. Cerca di vivere il condizionamento degli altri per quello che è, in maniera neutra, e semplicemente di comportarti nel modo migliore possibile perché venga fuori quella che è la tua essenza, quella che almeno vorresti portare avanti. Soprattutto cerca di non dire sciocchezze al mondo, che questo è il vero scopo di ogni nostro pistolotto. Per seguirli ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di DJ Nejo. Alla prossima!